Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato a Crusader Kings 3, forse l'ultimo di questa stagione. Quello che sappiamo è che è il 6 novembre del 969. Sappiamo che l'usurpatore, il duca Cirillo di Dalmazia, in realtà ha fatto iniziare una guerra civile per mettere un usurpatore al trono. E in particolare stiamo parlando di nostro fratello, che vi mostro. Eccolo qua, Crisogono di Hellas, che vuole diventare imperatore del sacro, no, dell'impero romano d'Oriente, ma al momento, come potete vedere, la situazione è la seguente. La guerra va avanti da 6 anni e gli oppressori, sebbene in grande superiorità numerica, sono riusciti a fare sicuramente a conquistare molte città importanti, ma non quello che serve per mettere l'usurpatore sul trono. Alla fine dello scorso episodio avevo invitato Venezia e Gerusalemme ad unirsi per supportarmi, quindi il rapporto che prima era di 1 a 4, adesso è di 1 a 2 in termini di soldati. Soldati che vi mostro si trovano qui a Sulum. Stavano a Sulum con 3.700 uomini, ma vedete che ce ne sono quindi altri più o meno 6.000 che si stanno unendo. E io pensavo adesso di togliere la pausa. Qui l'assedio è andato a buon fine. E iniziare a viaggiare verso il territorio nemico, anzi verso le altre capitali nemiche che non sono ancora state prese, al fine di cercare veramente di fare più prigionieri possibili. E ad un certo punto poi tentare di ottenere una pace bianca. Questo è il mio obiettivo. Un obiettivo che sarà molto difficile, però bisogna combattere con le unghie e con i denti, perché altrimenti la serie semplicemente finisce. E quindi noi non lo vogliamo, giusto? Ok, andiamo adesso 7 mesi per il prossimo assedio. Una cosa che potrei provare a fare, intanto che abbiamo la possibilità, è vedere se... Intanto posso... Avevo... Cosa? C'è un piccolo re che può essere vassalizzato. Me ne ero dimenticato completamente. Voglio vedere se ho la possibilità di organizzare altri potenziali fidanzamenti. Ad esempio, qui abbiamo la principessa Eustatia che potrebbe. Vediamo l'Alliance Power. Potrebbe trovare altri paesi con i quali potremmo allearci. Ma vedo che in realtà sono davvero pochi. Il regno di Lotalingia. Potremmo tentare di far sposare un principe matrilineare, ovviamente non è accettabile, del regno di Lotalingia, che è piccolo, però potrebbe... Ok, abbiamo formato un'alleanza. E possiamo provare adesso a chiamare il re di Lotaringia in questo conflitto. E adesso ci troviamo anche in guerra contro dei nemici della Lotaringia, ma questo non interessa poco. A me interessa vedere che adesso abbiamo 2.000 uomini in più teoricamente sotto il nostro controllo. Poi come finirà la guerra in Lotaringia è una cosa che mi interessa davvero poco, però intanto dovremmo portare qualche alleato in più. Va bene. Stefano II è entrato. Ok, continuiamo a buttare giù città, continuiamo a creare il disastro e appena possibile tenteremo uno scontro aperto, ma non possiamo farlo in 10.000 contro 20.000. Quindi sono curioso di vedere quello che riusciremo a fare. Possiamo portare altri alleati in guerra? Sì, ma si tratta della guerra contro la Lotaringia, quindi non voglio farlo. Non voglio disperdere le forze. Potrei tentare di attaccare. Aspettate. Inspiring Ruler. Monte Prestige per Knight, ok. Andiamo a prendere questo. Potremmo tentare di attaccare. Oh, scusate, tra l'altro non mi sono accorto che avevo l'audio. Questo vedete perché sto registrando. Avevo l'audio sulle casse e non sulle cuffie. Quindi chiedo scusa se avete sentito del rimbombo.
dell'eco. Spero, poi controllerò in fase successiva, ma non ci sarà modo di correggere perché siamo in Ironman. Ok, 5 mesi a disposizione. Intanto nasce un figlio. E qui siamo sempre a meno 31% dopo 6 anni. Incredibile. Ed è incredibile perché non si può offrire una pace bianca se non c'è la volontà dall'altra parte. Si può offrire soltanto se si ha un gain, penso, del 30%. Quindi, insomma, vedete che abbiamo qualche problema. Intanto qui stiamo perdendo le supply. Dovremmo poi andarle a migliorare. Il principe Emanuele è adesso il prossimo erede. Che cosa è successo? Perché Eusebio non è più erede? Questa è interessante. Andiamo a cercare di capire che cosa è successo all'erede, ma forse ha qualcosa a che vedere con la guerra. A proposito, sì, noi occupiamo la loro capitale, vedete, le più diverse città, siamo a meno 18. Non male. Iniziamo ad andare verso le nostre città e proviamo a liberarle, perché poi loro dovranno tornare dalle nostre parti e cercare di riprendere i forti che adesso stiamo recuperando. Vediamo se la cosa funziona. Poi lasceremo magari le truppe separate in modo da recuperare il vettovagliamento, perché altrimenti è troppo basso. E anche loro credo che ad un certo punto, vabbè, si vedrà. Si vedrà. Tante domande, ma non possiamo rispondere a tutto. Controllo sempre il supply limit. Ok, stop. Vediamo se eserciti da 3000 riescono a reintegrarsi. Sì. Sì, dovrebbero. Esatto. Adesso lasciamo che siano i veneziani ad assediare la città di Mosinopoli. Noi recuperiamo completamente le nostre vettovaglie e vedete, i nostri alleati ci seguono e cercano di liberare territorio. Direi che è il momento di tentare una controffensiva per prendere la traccia occupata dai nemici, che comunque continuano ad attaccare e saccheggiare. Questa guerra è lunghissima, sarà lunghissima. Però intanto noi abbiamo recuperato. Da. Abbiamo recuperato un bel po' di città. Ma loro continuano a recuperare a loro volta, è veramente incredibile. 15 mesi, 44 giorni. Ok, addirittura c'è una nuova fazione, fermi tutti, che questa la dobbiamo guardare. Una nuova fazione che sta tentando di prendere le armi contro di noi, ma per il momento non mi sembra troppo pericolosa. Proviamo a vedere se noi riusciamo di nuovo ad uccidere Crisogono. Dovremmo aspettare altri 2 anni. Esponiamo Crisogono al fatto che ha un amante. Cioè non è sposato ma ha un amante. Questa cosa è divertente. Sarebbe bello adesso metterlo in prigione, ma pazienza. Ok. Tanto abbiamo recuperato una città. Meno 14. Ragazzi, dopo quasi 7 anni di guerra, i ribelli non riescono a scalzarci. Chissà che cosa succederà. Questi continuano ad assediare più città possibili, ma non ci vengono ad incontrare. Questo è incredibile. Siamo a meno 10% e presto andrà ancora meglio. Pazzesco.
Guardate, meno 6. Allora, signori, questo è incredibile. Possiamo chiedere una pace bianca? Il duca Cirillo di Dalmazia chiuderà la fazione, non potrà fare nessuna fazione per 5 anni. E poi possiamo imprigionare praticamente tutti i duchi ribelli. Se invece facciamo un enforced demand, che cosa succede? Wow. Ok, stanno per arrivare. Stanno per arrivare. Io credo di poter chiudere questa guerra e rimanere sul trono. E poi uno alla volta. Fare una cernita dei duchi e iniziare un'età del terrore. Penso che sia l'unica cosa da fare. Tanto non posso vincere, non posso battere questo esercito in campo aperto. Vediamo se viene accettata. White Peace. Allora, il titolo di Basileus rimane in mano nostra. E adesso andiamo da il duca Kyrillos e lo andiamo immediatamente ad imprigionare. Might succeed. Chiamiamo la corte alla fine della guerra. Va bene, vediamo che cosa succede. Ragazzi, siamo riusciti a sopravvivere, però il potere a Bisanzio è davvero difficile da mantenere. Make solid a temple holding. The control of the levy in Famagusta will change. Prendo Dread, voglio che la gente abbia paura di noi. Crisogono, che cosa vuole adesso? Ovviamente non gli do nulla. Andiamo a caccia di un mostro, intanto che ci siamo. E rally the troops. Eccoci qua. Ovviamente io ho aspettato a eliminare le truppe, perché adesso che siamo in pace possiamo inseguire Cirillo, Kyrullos, e possiamo sconfiggerlo in campo aperto per poi imprigionarlo. E questa è una cosa che è perfetto. Allora, qui c'è uno 0% probabilità di morire, 35% di essere feriti, oppure 64% di uccidere un mostro e diventare 960. Wow! Abbiamo ucciso un mostro e siamo diventati cacciatori novizi. Il cacciatore novizio ci dà più prowess e più stress loss. Non male, assolutamente. Ma soprattutto adesso chiudiamo. Chiudiamo, guardate, 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 chiudiamo. Abbiamo messo Cirillo in carcere. Abbiamo messo Cirillo in carcere e adesso possiamo probabilmente revocargli i titoli. No, non possiamo, però a questo punto io lo posso accecare. Perché se lo vado ad accecare guadagno 25 di Dread. A Cirillo, vabbè, non avrà più la vista. Viene lasciato dalla prigione e perde 50 opinione rispetto a noi. È il duca di Dalmazia. One. Oh yes, this will hurt. Eccoti qua, Cirillo. Così impari a fare i complotti contro il tuo sovrano. Questo aumenta di 25, dicevamo, il Dread, che adesso va a 88, e questo significa che i nostri vassalli inizieranno ad avere un certo timore nei nostri confronti. Detto questo, andiamo a vedere rapidamente lo stato dei vassalli. Vedete che, a parte Cirillo, che poverino, vediamo di ordinarli se si può per realm size, se si può. Teocaristo di Caldia, nostro vassallo.
Anche questo può essere imprigionato. Vediamo. Questo viene messo in prigione. Non posso revocargli il titolo, però posso castrarlo. Posso negoziare il rilascio, bandendolo con un gancio e un renounce claim. Vediamo che cosa succede. Ok, questo è un atto di tirannia. Il ban è un atto di tirannia, ma gli chiediamo di rinunciare ai claim e... Ah. No, allora lo rilasciamo soltanto con un gancio, dai. Perfetto. E adesso gli chiediamo di modificare il contratto normale, gli chiediamo molte più tasse. Bentornato caro, adesso ti alzo le tasse. E adesso arrivano veramente le vendette, giusto? Chiediamo anche al nostro patriarca del denaro perché dobbiamo riprenderci da questa guerra. Ora, andiamo in prigione. E vediamo se possiamo rilasciare personalità in cambio di denaro. Poi dovremmo pensare al nostro fratellino comunque. Perché una cosa che proprio non capisco è... Teocaristo chi sarebbe? È figlio di Zaccaria. Cazzo, questi sono membri della nostra famiglia. Andronico. Questi sono tutti i membri della nostra famiglia che abbiamo messo dentro durante la guerra civile. Pensate un po'. Che bel... Allora, a Zaccaria a sua volta gli chiediamo più tasse, usando il gancio. Ok. Ok, facciamo le alleanze. E adesso andiamo avanti, vediamo se riesco a portare a casa ancora qualche quattrino. Si direbbe di no. Si direbbe di no. Ok. Torniamo un attimo sui nostri vassalli. Dicevo, volevo ordinarli per Realm Size, ma... Sicilia di Tessalonica ha buone relazioni. Teocaristo, adesso iniziamo a migliorare le relazioni con lui, dopo che l'abbiamo buttato dentro. Callistos, io lo potrei mettere dentro? No. Ah, ecco, lo vedo da questa icona, me l'ho dimenticato. Marino, imprigioniamolo. Adesso tocca a Marino. Adesso c'è la polizia segreta di Costantinopoli che va a bussare. Good. E adesso... Poi tu rimani un attimo dentro. Facciamogli fare qualche mese di carcere. Crisogono. Sabatius. Cioè, praticamente... Più della metà dei nostri vassalli adesso devono essere puniti. Ok, qui c'è una guerra dichiarata, fermi tutti, fermi tutti. Questa ovviamente se mi dichiara guerra capite che io devo rispondere, insomma, punto su punto, no? Però adesso abbiamo 1000 ducati. Abbiamo un esercito intero. Vediamo di mettere comandante Aristarco di Siva, nostro vassallo di livello 30. E appena abbiamo le 10.000 truppe, io direi di andare ad intercettarlo in campo aperto. Poi, Inspiring Rule, più prestigio per ogni powerful vassal nel consiglio, non male. Smettiamola con il Gathering. Guadagniamo altro Dread. Ragazzi, dovremmo essere arrivati a 100. 99.
99 il timore che incutiamo il nostro Eufemio il legittimo sovrano adesso. Si stanno tutti cagando addosso. Incredibile. Comunque grande l'aiuto di da parte di Venezia e Gerusalemme a Costantinopoli, è stato veramente buono. Ok, Nicea sotto assedio mai. Adesso li intercettiamo. Dovremmo annichilirli. E poi si passa a quello successivo. Fantastico. Ok, li abbiamo letteralmente distrutti, però non finisce qui. Intanto andiamo avanti a vedere gli altri vassalli. Teocaristo. Good. What? Teodulo si è scappato dal carcere? Maledetto. Questa non me l'aspettavo. Mercanti stranieri. The cultural acceptance between Greek and Bulgarian increases. Sì, assolutamente. Assolutamente, dai, iniziamo ad avvicinarci ai bulgari perché poi pian piano, prima o poi li voglio integrare. Prima o poi li voglio integrare. Cosa succede a corte? Paria della corte. Ma chi è questo? Ah, un orse asatru che è stato catturato. No, chiediamo di convertirsi. Sta visitando la corte, non lo posso reclutare quest'uomo. Eccolo qua. No, non lo posso reclutare. Però abbiamo Sava Silven, wow, comandante outstanding, un po' a pezzi, poverino, ma... Torniamo ai vassalli. Vedete che adesso hanno tutti il tratto terrified. Adesso non ci vogliono più... Non ci vogliono più sfidare direttamente, chissà perché. No, non ci posso credere, ragazzi. Questo episodio veramente è un episodio in cui gli dèi danno e gli dèi si riprendono, perché... Maledizione. Guardate cosa è successo. Infermità. Abbiamo una forte, una severiss un severissimo problema di salute. Che ci farà perdere tutto il dread nel tempo raddoppiando e ci farà perdere meno 3 a tutte le abilità. Praticamente siamo un sovrano ormai dopo questa guerra a pezzi e per una ragione che faccio fatica a capire, l'erede sarà Manuel seguito da Eusebio. Manuel è il figlio di Eufemio e di Teodelinda. La nuova sposa. Ok. La nostra seconda moglie. Manuel però ha 3 anni, quindi dovremo rimanere con questo sovrano a lungo e poi sarà un grosso problema. Wow, ragazzi. Qui le cose si stanno facendo difficili. Mettiamoli per età e mettiamoli per... come si chiama? Tratti ereditabili. Però
perché voglio adesso che la moglie di Manuel abbia un tratto molto intelligente, non importa di che cultura, religione, eccetera. Ho visto un Herculean che è veramente spettacolare. A questo punto prendiamo l'Herculean. Eudokia Leovacos, che tra l'altro è greco. Ah no, dov'è, scusate. Nicarete, Exavuli. Ah, shit. Lei è figlia di Pascalis di Sirte. No, sono due cugini. Purtroppo. A questo punto penso che... però il problema è che potrei andare su una ragazza quick, intelligente greca, Ozara, però egiziana. Perché le più piccole... Ah, qui c'è un'altra nipote, un'altra Exavuli rodante. Oppure Natalia, sarda. Oppure che aveva un tratto robusto, armena. Facciamo una sposa armena con il tratto robusto, dai. Per il nostro figliuolo. Niente, qui il problema, ragazzi, è che adesso abbiamo il sovrano infermo. E fidatevi, è un grosso problema. È un grosso, grosso, grosso problema. Siamo riusciti a vincere una guerra e poi la malattia, forse lo stress, immaginiamo questi 8 anni di guerra e poi è andata così. Va bene. Cosa succede qua? Nada. Cerchiamo di prendere l'ultima città e poi faremo un giro nelle galere per rilasciare questi vassalli chiedendo loro un favore. E insomma, vedremo da farsi. Ok, Kirillo, tra l'altro, viene a inginocchiarsi di fronte a noi con gli occhi cavati. Questa immagine penso che valga tutti gli ultimi episodi dedicati alla guerra. Kirill è stato quello che ha pagato per tutti, però. So be it. Andiamo dal nostro fratellino, scusate. Crisogono. Possiamo imprigionarlo senza essere considerati dei criminali. Questo va fatto assolutamente. Smallpox. Abbiamo ragazzi, iniziamo ad avere qualche problemino. Ok, come volevasi dimostrare adesso l'esercito del nostro fratellino si sta ribellando. Il nostro campione è morto, wow. Ma qui abbiamo un'occasione più unica che rara di mettere in carcere il fratello che ha tentato la ribellione. Io direi di sbarcare direttamente a Euboea e fargli un mazzo tanto. Ok. Poi dovremmo andare nelle prigioni e decidere cosa fare. Basilissa to Delinda, gained the trade pregnant, ok? Andiamo ad educare il principe Manuel, visto che sarà lui il legittimo erede. In questo modo cerchiamo di fare il massimo. Ok, ci sono ancora 65 uomini che possiamo sconfiggere in campo aperto, speriamo. Non so cos'altro debba prendere per chiudere questa guerra ridicola, ma va bene. Forse un'altra città. Ok. Allora, intanto andiamo in galera. Prisoners 13.
Saba chi sarebbe? Ah, semplicemente è un cortigiano. Allora, Duca Marino è in carcere da 2 anni. Se lo uccido diventa un atto di tirannia. Ok. Però potrei accecare anche lui. Gain the trait blind e and leaves the prison. Questo ovviamente mi odierà a morte. Oppure, dopo 2 anni di galera, io gli dico, mi paghi e ti lascio uscire. Perfetto. Mi piace molto la cosa. Poi c'è l'altro duca. Vediamo se mi paga anche lui. No. A questo punto guadagniamo un gancio e lo banniamo. No, è tirannia, ok. Chiediamo il gancio che adesso utilizziamo modificando le tasse e riportandole al grado normale. Ok, perfetto, perfetto. Vittoria contro nostro fratello. Adesso anche lui in carcere. Andiamolo subito a visitare. Andiamolo subito a visitare dove si trova. Allora, tu caro mio, beh. Ebbe, adesso tanti saluti. Oh yes, it will hurt. It will hurt. Abbiamo accecato nostro fratello. Che cosa dà il blind? Marshal meno 6, stewardship meno 2, intrigo meno 2 e poi altre penalità. Ok. Bene ragazzi, allora, probabilmente ci sono altri nemici che potremmo colpire, ma magari possiamo pensare di farlo nel prossimo episodio. L'importante è che per adesso l'impero bizantino sia ancora intero. Il nostro sovrano è in fortissima difficoltà dal punto di vista della salute, ma non possiamo fare nient'altro. Vedete, addirittura zero nella stewardship. Finché il nostro principino non sarà adulto, Manuel, non possiamo fare nulla. Ed è interessante che Manuel Exavuli non era assolutamente il primogenito, adesso noi abbiamo Eusebio che è... Ok. Questo gioco non smetterà mai di stupirmi. Cosa possiamo dire di Eufemio? Muore dopo 13 anni di regno, 10 dei quali in guerra permanente. Ha fatto in tempo a vedere la sua vendetta ultimata e poi... E poi il regno passa a un bambino. Passa a un bambino in un momento in cui, possiamo dirlo, l'impero è abbastanza turbolento. Io, signori, non so che cosa dire se non sono il nuovo Basileus. Ma... Esatto, ci sarà... Probabilmente fra un anno la possibilità che si creino nuove fazioni che vogliono mettere un altro Exavuli o un altro, sì, probabilmente un altro Exavuli con dei claim sul trono di Bisanzio. Questa famiglia, mio Dio. Io vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi chiedo di lasciare un pollice in su. Se pensavamo che questo sarebbe stato un map painting, ci sbagliavamo di grosso. La sopravvivenza dell'impero è ancora in forte dubbio e lo scopriremo soltanto strada facendo come andrà a finire. A presto.